Di nuovo qui. Allora, l'altro prodotto invece che vi volevo far vedere è sempre dell'aro. È questo bagno, no, non è un bagno, è una crema corpo. Questa non so se la trovate più perché l'ho trovata praticamente l'anno scorso, sì, perché era il periodo della festa della mamma e l'avevo comprata. È buona perché comunque vi lascia il corpo abbastanza morbido. Faccio vedere, è buona davvero, è molto, molto fluida, si asciuga rapidamente, quindi già non ve la sentite più. È buona, non so se la trovate ancora. Comunque, questa la farei tipo 3,50 euro ed è buona. Mi piace. E che altro? Che altro vi volevo far vedere? Ah, è di anche un campioncino, però non lo sto utilizzando perché cos'è questo? Ah, crema da notte setolisti, questa qui. E basta, basta. Basta, non ho più niente da dirvi. No, in realtà volevo dire un'altra cosa, però al momento mi sono completamente dimenticata. Vado a fare un piccolo riepilogo, arrivo subito. Eccomi qui. L'altra cosa che vi volevo praticamente consigliare dell'Avon è questa matita della linea Color Trendy. Scusate, ma oggi sono è un po' scirocco per me. Sto balbettando. Va bene. Allora, questa matita della linea Color Trendy, perché è davvero buona, nel senso che quella nera ha un effetto veramente scrivente. Io ho provato pure quella verde ed è buona. Ve la prendere così le vedete. Eccomi qui. Allora, non ho trovato quella verde, però vi faccio vedere ugualmente quella nera come scrive. A me è diventata praticamente una cosa minuscola. Diventata piccolissima. Comunque, vi faccio vedere che una sola passata, cioè vi ho dato una passata davvero leggera, e guardate come scrive. Se vado a calcare un po' di più, cioè scrive in una maniera davvero pazzesca. Costa pochissimo, costa 1,99 euro, credo, sì, in offerta 1,99 euro, quando non è in offerta, non so se si legge, forse sì, 5,50 euro, ed è buona. L'altra cosa che ho acquistato dall'Avon, io però vi tengo a precisare che questo mascara che avevo già fatto vedere, che praticamente ho detto che costa 11 euro e ne avete due, non uno. Io l'avevo già acquistato dall'Avon e avevo preso, forse ve l'avevo già fatto vedere in un video, ne avevo preso uno e aveva lo stesso applicatore e mi è piaciuto tanto, quindi era davvero buono. Nient'altro. L'altra cosa che però non vi voglio assolutamente consigliare, però non è malaccio, però. Sì, però non mi è piaciuto tanto, a parte che non è come c'è scritto lì, che asciuga in 30 secondi, è praticamente l'asciugasmalto dell'Avon e che non so se lo troverò mai, comunque non funziona davvero in 30 secondi, nel senso che io l'ho provato e non funziona. L'altra cosa che vi consiglio, che vi sconsiglio, è praticamente la linea Color Trendy il fondotinta, cioè se qualcuno si è trovato bene me lo dice, però io mi sono trovata malissimo, ve lo vado a prendere così vedete l'effetto che dà su una pelle abbastanza chiara. Eccomi di nuovo qui. Allora, questo era l'asciugasmalto dell'Avon, questo qui è una boccettina da 50 ml. Questo qui, e non asciuga rapidamente,
allo stesso tempo ha un effetto davvero brutto sulle dita, perché ora vi faccio vedere, lo applico un po', anche forse non so se si vede già, vedete? Rimane olioso da morire, anche se lo vado, diciamo, a spalmare, cercare di farlo asciugare, rimane quell'effetto, non si vede, però è oliosissimo, cioè pure sulle mani è schifoso, schifoso. Mentre il fondotinta, che vi dicevo che fa schifo, è questo qui, a parte che è piccolissimo, sono 30 ml, però come quantità davvero poca. Allora, veramente ho sbagliato colore perché avrei dovuto prendere una tonalità molto più chiara, però praticamente sulla copertina, non la copertina, sul giornale, sul catalogo, scusate, oggi non è giornata, ho praticamente preso Fanny, questo qui, che sembrava il più chiaro di tutti, visto che ho una pelle molto molto chiara, credevo andasse bene quello. Allora, vi faccio vedere che non solo non è spalmabile per niente, metto pochissimo, che non solo non è spalmabile per niente, però ha un colore, cioè qua non si vede, cioè ragazzi, però è arancione, completamente arancione. Guardate, per spalmarsi. Orribile, davvero davvero brutto. Mi dispiace parlare male di questo prodotto, di questi prodotti, alcuni di questi prodotti dell'Avon, però quando c'è da dire si dice. Vedete l'effetto? Completamente diverso cioè un grosso distacco proprio dalla mia tonalità di pelle al fondotinta. Aspettate, ora si vede una minima parte, però vi posso garantire, magari mettendolo più così, è davvero brutto da vedere. Cioè, sembra proprio è brutto, è davvero brutto. Bene, spero che questo video, questi due video, su alcuni consigli dei prodotti Avon, vi sia stato utile. Se avete già acquistato alcuni prodotti dell'Avon e vi siete trovati bene, non so, fatemi sapere. Oppure se avete acquistato i prodotti della Stelon, fatemi sapere ugualmente, perché io non so se acquistarne o meno, anche perché, cioè, mi sembra davvero esagerato acquistare una matita 5 euro, 6 euro e magari non trovarmi così bene come dovrebbe essere. Vabbè, oggi sto andando un po' di pallone, sto dicendo un po' troppe cavolate. Va bene, vi mando un bacio. E niente, alla prossima. Ciao!